www.maurizio-poli.it. Novità per quanto riguarda le imprese, perché la Commissione europea proroga di 6 mesi gli aiuti di Stato autorizzati. È stata introdotta una nuova misura che consente a tutti gli Stati membri di sostenere le imprese che subiscono un calo di fatturato durante il periodo di almeno il 30% rispetto al periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Quindi le imprese avranno più tempo per richiedere e negoziare nuovi finanziamenti con le banche, appoggiandosi alla garanzia dello Stato. Avranno anche più tempo per la moratoria sui prestiti, per la ricapitalizzazione delle imprese e gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni. Questi sono benefici immediati per il sostegno all'economia nell'emergenza Covid. Quindi il tempo, l'asticella dovrebbe spostarsi al 30 giugno 2021. La Commissione l'ha approvato il 13 di ottobre, lo Stato italiano deve solo recepire questa nuova disposizione della Commissione europea. Quindi, tradotto per le imprese, possibilità di moratoria per i mutui fino a essere a scadenza gennaio 2021, probabilmente verrà spostata a giugno 2021, per i finanziamenti fino a 30.000 euro che sono per persone fisiche, esercenti attività di impresa, arti, professioni, broker, agenti, subagenti di assicurazione ed enti del terzo settore, anche per loro la liquidità viene fatta con la garanzia dello Stato. Non deve essere fatta nessuna valutazione di merito di credito del soggetto beneficiario finale della garanzia e non venga effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del gestore del fondo, quindi il medio credito centrale. Quindi per le operazioni fino a 30.000 euro è prevista l'approvazione automatica da parte del fondo. Quindi, e i richiedenti possono erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia. Rimangono poi tutti i prestiti per quanto riguarda il maggior tempo a disposizione per tornare a definire ultimamente il meccanismo che ha consentito a molte imprese di accedere alla garanzia dello Stato anche per le medio-piccole aziende, intendo fino a 499 dipendenti. Quindi il tempo l'asticella è spostata più avanti, più tempo per poter accedere alla garanzia dello Stato e ai finanziamenti e per la moratoria dei prestiti in corso. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Vi riporto poi qui il link delle fonti dove potete leggere tutto l'articolo riguardante questa notizia. Il mio numero di telefono è 349-571-4319, una mia mail è m.poli@io-solution.it. Ricordate sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani.